Su Retroplay, quest'oggi parliamo di Wizard of War. Come vedete, questa volta non ho la cassettina, non ho solo questa cartuccina che si metteva sul retro del Commodore. E aveva il vantaggio che i caricamenti erano azzerati, non c'era caricamento, però aveva la limitazione che all'interno di queste promo potevano starci solo 16K. Limitazione che poi più avanti venne aggirata, infatti poi uscirono tanti giochi fino agli 90, no, inizio anni 90 uscirono tanti giochi su cartuccia in contemporanea con il Commodore 64 GS, tra cui Chase HQ2, Last Ninja 3, Finish Freddy, la re-release fu rifatta, Flimbo's Quest e tanti altri giochi. Adesso andiamo a vedere il gameplay dell'epico, epico Wizard of War. Eccoci su Wizard of War, questa è la copertina dell'edizione internazionale americana del gioco, versione cartuccia su Commodore 64. Questa qui invece è l'edizione francese, penso europea anche del gioco, sempre in versione Commodore 64 su cartuccia. Adesso andremo a vedere il gameplay, dopodiché vi farò vedere altre copertine e altre curiosità su questo gioco, quindi non andate via. Ed eccoci qui sul gioco, come vediamo c'è scritto 1980 perché l'arcade originale, il coin-op originale di Wizard of War era del 1980, invece questa conversione è del 1983. Allora, Wizard of War è un gioco particolare perché in pratica è un misto fra fantascienza e fantasy, perché i nostri due protagonisti, si può giocare anche in due, sono dei cavalieri spaziali armati di laser. Attenzione alla musica lugubre. Dei cavalieri spaziali armati di laser che devono andare. Sto facendo il giocatore 2 perché c'è il joystick in porta 2, vabbè, non fa niente. Che devono andare in questi dungeon spaziali, ipertecnologici, ma anche un po' semi-medievali, con queste creature. E devono riuscire a sconfiggere queste terribili creature, ma anche il mago di War, che è il terribile Wizard of War, è il terribile padrone di questi dungeon, un mago spaziale veramente terribile. Ed era una cosa un po' strana fare un connubio appunto fra fantascienza e fantasy, no? Anche se siamo negli anni 80, voglio dire, è l'era di He-Man che riprendeva un po' John Carter, no? Il fatto di avere un mix fra Conan il Barbaro e un racconto fantascientifico con astronavi e cose varie. E qui invece si tratta proprio di medioevo. Oh, attenzione, attenzione! Attenzione, il calabrone! Oh, l'ho fatto secco! Double score, ragazzi, doppio punteggio, perfetto. Allora, sto gioco era fantastico su cartuccia, anche perché si poteva giocare in due. E poi, dopo un po' di tempo, come tutti i giochi su cartuccia, come tutti i giochi di lancio per il Commodore, uscì anche in altri formati, ovvero su cassetta e sul dischetto, come ad esempio Le Mans, di cui abbiamo già parlato. Anche questo gioco qui uscì anche in altri formati dopo l'uscita iniziale su cartuccia. Ok, abbiamo sparato, perfetto. Eccolo qui. Questa è una conversione secondo me veramente ottima del coin-op, perché è veramente ben fatta. C'è tutto quello che ci deve essere, la grafica è tutta. Ahia, ci ha fregato! La grafica è tutta in alta risoluzione, come vedete, c'è anche il radarino sotto. Cioè, è veramente ben fatto questo gioco. I primi giochi del Commodore erano essenziali, ma fatti veramente bene, secondo me. Oh, attenzione! No, no! Vieni qua, infame! Oh, gli abbiamo sparato. Attenzione, c'è il calabrone. Cerchiamo di beccarlo, così ci becchiamo il double score. Oh, non vuole arrivare, eh? Non vuole farsi beccare l'infame. Eccolo! Grande, double score, ragazzi. Anche per noi, double score. Perfetto. Allora, questo gioco è così figo che io quasi quasi indico una sfida per chi vuole cimentarsi con questo gioco del Commodore. I nostri amici Roberto Gregorini, Dangerous Gamer 84, Alex di Sala Giochi 1980 e la nuova entrata Mega Dylan direttamente dalla Spagna, la nuova entrata, la nostra cerchia di retro gamers. Vediamo un po' se accettano la sfida. Ragazzi, accettate sfide, quando faccio io sfide non accettate mai, porca vacca. No, in realtà accettano, solo che non tutti di solito. Anche perché temono che io baro, perché l'ultima volta ho fatto il mazzo a tutti quanti su Hysteria e su un altro gioco, adesso non mi ricordo. Oh no, mi hanno fregato. Vabbè.
Ah, mannaggia, mannaggia. Allora, come vedete, c'è un po' di pacco in questo gioco, ma anche un po' di Space Invaders. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto in questo gioco, che secondo me è veramente straordinario. Gioco della Midway. Non ricordo chi fosse. No, ci è sfuggito il calabrone stavolta. Non ricordo chi fosse il game designer di questo, però sappiamo che la Midway nei primi anni suoi fece dei giochi veramente eccezionali, fra cui Defender di Eugene Jarvis, Robotron 2084 e tantissimi altri giochi veramente molto 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 belli, arcade da sala, veramente classici storici che ancora oggi vengono ricordati. Attenzione, e qua ho ucciso il drago. Sono diventati invisibili gli infami. Amo so cacchi, perché alcuni sono diventati, quando diventano invisibili noi possiamo vederli solo sul radar, ragazzi. Rieccoli, dai, cerchiamo di ammazzarli, ne è rimasto uno. Dai, dai, vieni qua, vieni qua. Pare alien, no? Nelle tubature. L'abbiamo fasseccato. Allora, Warlock, il calabrone spaziale. No, ci ha fregato. Mi ha ammazzato il calabrone spaziale. Che è game over, no? C'ho ancora una vita, ragazzi, ancora. Oh no, me l'ha data buona. Oh, l'ho toccato, me l'ha dato come se l'avessi ammazzato. Forse va bene anche toccarlo, sta cosa non me la ricordavo, francamente. Dai, facciamo il drago spaziale. No, 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 ma se mannaggia. No, 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 no. No, ma dai. No. Che fregatura. Beh, ho fatto un punteggio veramente scarso, 23.008. Mi batteranno con facilità i nostri avversari, quindi accettate la sfida, così fate pure bella figura, va. Allora, questo era Wizard of War del 1983 per Commodore 64, versione cartuccia, molto bella secondo me, molto ben fatta come conversione. Adesso andiamo a vedere le altre cose che avevo promesso. Questa ovviamente è la copertina Commodore americana. Adesso vi faccio vedere altre cose. Questa è la copertina della versione Atari 5002, che vediamo è molto bella. Guardate il mago di War in questa incarnazione, molto molto più spaventoso, molto più vediamo un po', zoomiamo un po', come lo vedete è molto più inquietante questo mago di War. Eccolo qui, vedete, guardate che faccia demoniaca che gli hanno fatto, questo tecnomago del futuro spaziale. Eccolo qui, accanto c'è anche una delle creature che poco fa abbiamo gonfiato di botte e abbiamo sparato. Poi andiamo avanti, questa qui invece è il primo volantino da sala giochi, cioè il gioco quando uscì in sala giochi aveva questo volantino qui, e vediamo il mago che dice Welcome to my Dungeons of War, benvenuti nelle mie prigioni di War, che però vediamo che non è disegnato granché bene, è un po' rozzo, è un po', sembra un po' una locandina anni 50 di film scarsi anni 50 dei B-movies. Allora, questa qui è simile a quella che abbiamo già visto del 5002, ma è la copertina, questa qui, del gioco da tavolo di Wizard of War, che venne realizzato sempre nei primi anni 80 dalla Ideal, che era una casa americana che faceva appunto giochi da tavolo e giocattoli vari. E siete curiosi di sapere com'era il gioco? Eccolo qui, adesso zoomiamo e ve lo faccio vedere, andiamo giù. Questo qui era, vedete, tutte le pedine che i vari giocatori muovevano, e c'era un giocatore che presumibilmente faceva il mago di War e muoveva tutti gli avversari per gonfiare, per uccidere, per cercare di uccidere i cavalieri spaziali. Poi andiamo avanti, questa qui è una illustrazione moderna che è stata fatta da un artista di DeviantArt. Come vediamo, le creature sono ben rappresentate perché sono molto simili a quelle del videogioco, come vediamo, eccola qui l'illustrazione in tutto il suo splendore. E con questo è tutto, ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi!